Mondi, buongiorno a tutti. Mi fa piacere che il video deve ancora cominciare, io già sto grondando. Tipo mi guardo e sono lucida, più passano i minuti e più sono lucida. Cioè tipo il calore delle luci, un canto di Dio, fuori faranno, non lo so, 40 gradi. Tipo ci si sentono forse di sottofondo cicale barra ventilatori, quindi sarà un video un po' così estivo. E prima di tutto ci tenevo a parlarvi del motivo della mia assenza. Ovviamente non posso fare altro che scusarmi, ma ormai penso che la maggior parte di voi mi conosca. Sapete che questo per me è un hobby, quindi quando ho tante cose da fare non riesco a gestirlo, purtroppo, perché vorrei comunque fare video, ho un sacco di idee, ogni giorno me ne vengono di nuove, però il tempo è quello che è. Io vivo da sola, quindi devo pensare alla casa, devo pensare al lavoro, fare la spesa, le classiche cose che fanno tutti. Però in più praticamente YouTube porta via un sacco di tempo, lo sapete, tra montaggio, preparazione delle idee, informarsi, eccetera. E quindi proprio in quest'ultimo periodo non sono riuscita a stargli dietro, e perché appunto al lavoro soprattutto sono molto impegnata e sono stata anche via tanti weekend, quindi io di solito appunto dedico a YouTube il sabato e la domenica. Questi periodi proprio non ci sono stata, barra non ho avuto proprio il tempo, a volte ho anche lavorato il sabato e la domenica, quindi mi dispiace, non posso dirvi altro, però questo è quello che è, insomma. So che ormai mi conoscete, quindi sapete quali sono i miei ritmi, sapete che non sparisco, ogni tanto torno. E comunque, bando alle ciance, e il video di oggi sarà un video di acquisti con i saldi, ma non solo, anche acquisti modaioli che ho fatto per i saldi. E in più faccio vedere qualche cosa che mi è arrivato dal solito sito Lookbook Store con cui collaboro. È praticamente l'unico sito cinese con cui collaboro in modo continuativo, perché anche secondo me è il migliore tra tutti quelli che ho provato, hanno sempre le stesse cose, sempre gli stessi capi, invece questo ha delle cose che comunque mi piacciono, quindi vi farò vedere anche delle cose che mi sono arrivate da questo. E cominciamo con OBS. Da OBS, praticamente ieri sono cominciati i saldi a Roma, e io di solito dormo tipo fino all'una, alle due, il sabato e la domenica, lo so, sono proprio un ghiro. E invece tipo ieri mattina alle 10:30 c'era un cane che ha cominciato a abbaiare accanto appunto alla mia finestra, e quindi ho detto no vabbè, ma che ore sono? Erano le 10:30, ho detto sai che c'è, quasi quasi mi alzo e vado a OBS, perché volevo proprio comprare dei sandali che ho visto sia sul sito, bellissimi, che ho visto in negozio. Dico dai, mi faccio forza, mi sveglio, mi alzo, quel caldo, insomma mi sono fatta forza, arrivo da OBS e ovviamente i sandali non c'erano, manca a dirlo. E allora dico vabbè dai, li compro sul sito, vado sul sito, ovviamente erano esauriti anche sul sito, queste belle cose non potevo comprarle prima, no, tutto questo per risparmiare tipo 9 euro che era alla fine il saldo, ma vabbè, comunque. E quindi ero uscita di casa per comprare delle scarpe e ho comprato tutt'altro. Belli sti capelli, ho dovuto tirare su per il caldo perché stavo morendo, tra l'altro l'ho tagliati tipo un mese fa e già mi sono ricresciuti tantissimo, cioè a me i tagli non mi durano niente, praticamente i capelli mi crescono al ritmo all'impazzata. Comunque, ho comprato questa magliettina qui, che era della collezione nuova, la collezione nuova aveva diversi capi scontati al 70%, tra cui questa qui, che è una classica magliettina di quelle che hanno il, come si dice, l'elastico in vita. Arriva fino a qui, non fate caso al sotto che sono dei pantaloncini tremendi. Comunque, è una classica magliettina che si può usare sia al lavoro, diciamo un po' più sull'elegantino, però comunque è fresca, estiva, è carina. E mi piaceva la fantasia, mi piaceva il fatto che avesse questo scollo, cioè è particolare come modello perché ha questo scollo abbastanza profondo e in più ha questo elastichetto che la rendono un po' particolare. Questa l'ho pagata 9 euro, in origine era 29,90, quindi questo è un buono sconto. Ecco qua la busta di OBS. Poi da OBS sempre ho preso, è da tantissimo tempo che adocchiavo sia sui vari siti online che nei negozi, i kimoni, perché ho visto che quest'anno vanno un sacco di moda. E i kimoni sono questi, praticamente tipo questo, che poi ho preso appunto da OBS. Sono queste specie di kimoni leggeri, di tessuto sintetico, che vanno sopra praticamente un vestitino, sopra una magliettina, e rendono il tutto un po' più elegante, diciamo più da sera. Quindi anche se semplice, potete comunque metterlo anche su un abbigliamento casual ovviamente, però rendono il tutto un po' più carino da sera. E sono molto estivi, quindi questa fantasia secondo me è bellissima, appunto come dice il nome stesso, il kimono richiama comunque fantasie orientali, giapponesi, e questo è veramente veramente carino. E poi in più ha questi fili che pendono, ed è veramente bellino, magari ve lo metto su così lo vedete, e appunto rimane, questa è una S,
costava 29,90 come dice il cartellino e io l'ho pagato 20, non so quanto sia di sconto, però non era un grandissimo sconto, però era una delle poche cose che proprio mi piaceva molto e niente, lo vedete? Rimangono appunto questi filetti penzolanti, è carino secondo me anche con un vestitino nero, insomma, mi piace, sicuramente una delle cose che mi è piaciuta di più tra quelle che ho preso. E poi sempre da VS ho preso quest'altra magliettina, questa anche non era scontata del 70%, diciamo che da VS al 70% mettono le cose un po' meno carine ovviamente, questa invece costava 16,99 e l'ho pagata 12 ed è così, è una magliettina, una blusa insomma, e... ah, però è messa al contrario, aspettate. E la cosa caratteristica, a parte il collo così, diciamo, alto, che mi piace, e il dettaglio della ricciatura qui e qui, e poi il fatto che è un po' corto, non è proprio un crop top, però non è neanche proprio cortissima, e mi piace moltissimo lo scollo sulla schiena, questo è quel tipico scollo a V che lascia scoperta la schiena, però senza che si veda il reggiseno, insomma, potete comunque mettere il reggiseno, perché il reggiseno non si vede, però arriva a filo, praticamente, del reggiseno, e poi ha questi bottoncini, l'ho trovato veramente, veramente carina. Questa qua la taglia l'ho presa un po' più grande, ah no, una S, ho preso una S. Mi ricordavo di aver preso una taglia più grande, comunque è veramente carina e veste bene, insomma, rimane un po' trasparente, quindi magari un reggiseno nero o non lo so, insomma, però rimane un pochino trasparente, ma vabbè, costo caldo, che ce frega, come si dice. Allora, poi questo è quello che ho preso da VS. Poi sempre ieri sono andata a Ostia, dove abito io, e c'era un negozio che vendeva, senza, io non l'avevo mai notata questa cosa, vendeva vestiti di Scout, per chi non è familiare con Scout, è una marca che sta tipo nelle grandi città, sta a Roma, però a Roma centro, e a Milano, vicino alle colonne, io l'ho scoperta proprio a Milano, perché ero lì e ho visto dalla vetrina, ho detto che figo, perché comunque aveva dei bei vestiti molto alla moda, però allo stesso tempo casual, sul casual, però allo stesso tempo economici, cioè non ha prezzi eccessivi e sono molto molto carini i modelli che ha. Infatti ogni volta che entro lo Scout, sia a Milano che a Roma, spendo sempre un patrimonio e ho scoperto appunto casualmente, entrando in questo negozietto che da fuori mi piaceva, che proprio vicino a casa mia appunto c'è un negozio che tratta questi vestiti e non ha tutto ovviamente, ha solo delle piccole cose, ma aveva questo vestito che secondo me è adorabile, con una stampa tipo azteca, corto, con la ricciatura sotto al seno e lo scollo tondo. Io adoro lo scollo tondo perché anche quello che mi sta un po' meglio, non avendo zero seno, diciamo, lo scollo tondo fa un po' di forma e mi piace tantissimo. Anche i bottoncini, forse in video non rende, però vi dico, è veramente carino e soprattutto sta benissimo. Il tessuto è sintetico però leggero e è un vestito, diciamo, che in base agli accessori può essere sia tranquillamente da mare, da aperitivo, però con degli accessori giusti secondo me è veramente carino, insomma. E questo l'ho pagato 23 euro, da 29 a 23, non era un grandissimo sconto, però mi era piaciuto molto anche come mi stava addosso, quindi alla fine me lo sono agguantato. Allora, poi l'altro giorno sono andata sempre a Milano, questo, da Stradivarius, e prima dei saldi, perché ho notato che comunque Stradivarius, Bershka e compagnia bella, queste catene, macro catene, e ce n'è, ma forse non tanto, però più Bershka, Stradivarius, chi altro, Zara forse, diciamo, con i saldi mettono in saldo delle cose, cioè tirano fuori delle cose appositamente per i saldi, non mettono in saldo la collezione che diciamo c'è in esposizione prima. E quindi per entrare a Milano qualche giorno prima dei saldi ho visto delle cose che mi piacevano, ho detto sai che c'è, me le compro lo stesso, perché tanto so che se diciamo torno con i saldi comunque quei capi non ci saranno, e così è stato, perché poi ho controllato anche sul sito e tutte le cose che comunque magari mi ero provata in negozio e poi non mi ero presa, che mi avevano un po' intrigato così, sul sito tra i saldi non ci sono ovviamente, e le tirano proprio via, non lo so che fanno, però le levano e mettono altra merce, magari degli anni passati anche, e non c'era niente di quello che ho preso, quindi boh, vabbè, comunque, e proprio per questo appunto mi sono comprata delle cose, semplicemente perché mi piacevano, insomma, e ho preso in particolare questa specie di crop top, è una, non è proprio un crop top, è un po' più lunga, è una magliettina molto leggera, questa mi fa pensare proprio all'estate, non lo so, al deserto, tipo al safari, perché è leggerissima, una specie di lino, veramente veramente leggera. E poi ha questo dettaglio dietro sulla schiena
No, scusate, ve la sto facendo vedere al contrario, che sto a dire. Questo è il davanti e questa è la schiena, che rincoglionita, non ci fate caso. Allora, il davanti è questo, giustamente, con il dettaglio della, diciamo, del pizzo, E questa è la schiena, che è un'altra magliettina di quelle, vi dicevo, che mi piacciono con lo scollo a V, che però non mostra, insomma, il reggiseno. È tipo quella alla 2S, come tipo di taglio, insomma. Però appunto questa qua è molto più leggera ed è molto più gradevole addosso perché rimane un tessuto molto fresco. Questa l'ho pagata parecchio perché veniva a 25 euro. La taglia mi sembra che è una S e diciamo che 25 euro è tanto, però mi piaceva tanto come mi stava addosso, quindi ho detto vabbè. Sempre da Bershka ho preso invece una gonna nera, perché vi ricordate l'altro anno, non so se vi ricordate, avevo comprato una gonna nera da ASOS, mi piaceva tantissimo, l'ho persa, cioè non so che fine ha fatto questa gonna, l'ho cercata ovunque, ho chiesto a mia madre se magari l'avevo dimenticata a casa dei miei, ho rovistato ovunque, ho perso la mia gonna, tra l'altro la mia gonna preferita, cioè quella gonna mi piaceva tantissimo e sto rosicando come un picchio. Anzi, rosicchiando come un topo. E ne ho comprato una da Bershka che non è minimamente bella come quella, cioè come tessuto, però vabbè, ciccia. È comunque una gonna nera di queste qua, con l'elastico, lunga in vita. Sì, lunga in vita. Lunga, quindi che arriva fino ai piedi. Questa anche forse è troppo lunga, cioè arriva proprio a filo della scarpa. E ha uno spacco laterale, non so se si vede qui. Una classica gonna nera, raga, senza proprio arte, no arte né parte, però senza infamia, senza lode, insomma. L'ho pagata anche 12,99€, senza saldi, quindi ci può pure stare. E qualche tempo prima avevo comprato una simile a, no a un mercato, però a un negozio sempre qua, che di quelli senza marca. E ve la faccio giusto vedere perché è molto simile, ed è verde militare. Io d'estate utilizzo moltissimo queste gonne lunghe, sia perché nascondono la ciccia, sia perché sono comode e fresche e comunque le potete mettere pure al lavoro senza risultare insomma troppo osè o robe del genere. E poi sono andata da Stradivarius e sto comprando una maglietta bellissima che adesso sta lavando, quindi non ve la posso far vedere, però è semplicissima, era tra le magliette a 12 euro, e mi piaceva un sacco perché ha il collo di quelli, come si dice, il collo fatto così e senza maniche, quindi, e era monotono, c'erano di vari colori ed è però un tessuto un po' no seta, però simil seta, e quindi è tipica, diciamo, una maglietta da sera, comunque carina. E sono appunto tornata sul sito di Stradivarius e ovviamente quelle magliette non c'erano più, sparite, come ti sbagli. E ho preso questo cappello che mi piaceva un sacco e non lo so, era un sacco di tempo che volevo un cappello così e quindi ecco questo cappello sempre da Stradivarius, il prezzo non me lo ricordo e la taglia è una M. E ce l'avevo messo su Instagram e me l'avete visto nella foto di quando sono andata all'Expo. E magari vi metto il link a Instagram qua sotto per chi non mi conoscesse ancora su Instagram e mi volesse seguire. E tantissimi mi hanno detto: ammazza che figo quel cappello, stai bene? E insomma l'ho preso da Stradivarius. L'unico problema è il tessuto è un po' pesante perché è tipo di vellutino, quindi non è proprio, nel frattempo mi sto sciogliendo, il tipico tessuto, diciamo, estivo. Comunque. Poi ho preso questa collana, mi piaceva tantissimo, sempre da Stradivarius, io sto in fissa con le collanone, voi lo sapete ormai, e mi piaceva un sacco, è tipo afro, una collana un po' tribale, bella, un po' pesante ma veramente bella, fa un sacco di figura, e questa con un po' di abbronzatura, che non è il mio caso, però sta benissimo, e vabbè, quella l'ho pagata pure parecchio, tipo 15 euro, però mi piaceva troppo, l'ho dovuta prendere per forza. E infine vi faccio vedere un po' di cose appunto che mi sono arrivate da Lookbook Store. In particolare ho preso due di questi combinati di magliette e pantaloncini. Come si chiamano? Non sono jumpsuits, perché i jumpsuits sono quelli che sono interi, diciamo, le tutine intere. Questi sono i due pezzi praticamente, un crop top e uno shorts. Questi qua mi piacevano perché mi facevano, non lo so, mi ricordavano tipo le fantasie arabeggianti e comunque per andare al mare, per esempio, per andare al mare o comunque a un aperitivo in spiaggia, non lo so, è veramente carino. Tra l'altro ho azzeccato la taglia, vi metto le taglie qua sotto perché penso che sia utile sapere le taglie. Io di solito sul Lookbook Store prendo sempre o la massima o la penultima taglia, perché comunque sono taglie cinesi, quindi piuttosto piccole, e devo dire che quando l'ho vista ho detto ok, non mi entreranno mai, però sono molto molto elasticizzati, invece mi entrano,
Se riesco vi faccio magari qualche foto, però non garantisco perché fa un caldo assurdo. Quindi comunque questo mi è piaciuto molto. Anche il sopra è davvero carino, il crop top. Poi ne ho preso un altro. E diciamo che questo qua mi è piaciuto un po' meno, ma non per il tessuto in sé, perché comunque sono tutti e due pezzi di buona fattura, però perché insieme sembra un po' in gelataio effettivamente, quindi li utilizzerò singolarmente. Sono il sotto e sono entrambi di pizzo, perché quest'anno, sapete, va un sacco di moda il pizzo, e sono appunto gli shorts di pizzo e sopra la magliettina, che è carinissima. Questa l'ho sfruttata tantissimo ed è una magliettina che ha appunto il sopra in pizzo e poi un inserto bianco e il fondo di nuovo di pizzo, e questa è veramente carina, devo dire l'ho sfruttata tantissimo, e comunque può essere messa benissimo indipendente dal pantaloncino ovviamente, e idem per il pantaloncino, cioè questo si può mettere benissimo anche con una canotta nera, una cosa del genere, e preferisco appunto usarli separati perché insieme non mi piace l'effetto, sembro fantasma, a parte un fantasma, poi sembra veramente il gelataio dietro l'angolo, e anche no. E poi questa mi piace anche la manica, perché la manica arriva tipo fino a qui, a metà del braccio, è particolare, è un po' calda perché comunque sono tutti tessuti un po' sintetici, quindi è più diciamo da sera barra se avete l'aria condizionata in questi giorni in cui fanno 75 gradi, però sono carini. E sempre dal lookbook store ho preso un jumpsuit, appunto un romper, come lo volete chiamare, una tutina all'italiana, non so in italiano come si chiami. E questa è veramente carina, anche questa mi richiama fantasie, non lo so, tribali, dei sandali, non lo so, in cuoio, sia per andare al mare ma non per forza, perché comunque il tessuto è abbastanza bello e comunque ben fatto ed risulta elegante addosso, però insomma in base a uno come preferisce vestirsi, però secondo me va bene sia per la sera che per il mare, è carino ed è fresco. Sempre su quel sito ho preso questa maglietta. Questa è una maglietta normalissima e il tessuto mi sembra tipo 100% cotone o simili, perché comunque è veramente un buon tessuto ed è blu con questo pizzo davanti, una classica magliettina, questa diciamo senza infamia, senza lode, una un po' più carina del solito da mettere con un jeans, insomma, però comunque è carina, cioè mi è piaciuta, e anche di tutto quello che vi faccio vedere ho azzeccato la taglia. L'unica cosa che in realtà non mi sta proprio precisamente è il vestito. Mi hanno mandato anche questo vestito, cioè ho scelto questo vestito, perché questo qua mi sta un po' grande sopra. Non ricordo che taglia ho scelto, però ovviamente ve lo scrivo qui sotto. Mi dispiace, però ha una cosa positiva, che ha le bretelle regolabili. Di conseguenza posso un pochino tirarle su e ovviare a questa cosa, però mi rimane un po' lento, diciamo, al bordo. È veramente un bel vestito. È lungo e ha lo spacco laterale, due spacchi laterali, anzi due spacchi frontali, li vedete? E questo arriva sui piedi ed è veramente adorabile come vestito, anche questo da cocktail, barra, da quello che vi pare a voi. E il tessuto è buono, questo è artificiale, la parte sopra invece è un po' più, sempre artificiale credo, però il sotto è un po' diverso come tessuto, non so se si vede in video. Comunque nel complesso sta bene addosso, l'unica cosa appunto è questa cosa del sopra che si sbrindella un po', madonna che caldo, trovi già infinito. E infine ho scelto degli shorts, banalissimi shorts, a vita alta però, perché quest'anno sto in fissa con la vita alta, sono quelli un po' sdruciti sotto, termine tecnico, sdruciti. E niente, questi anche mi stanno, sono elasticizzati, carini, insomma classici shorts, niente di più da dire, però veramente carini. Ah no, mi rimane un vestitino che vi volevo far vedere, anche questo l'ho preso in un negozio a Ostia, però è di Vero Moda. Vero Moda lo trovate come marca in tanti... ah no, me ne manca pure un altro ancora, aspetta. Lo trovate in tanti siti online, anche su ASOS. È un vestitino giapponese, tipo giapponese, questo è un po' più elegante, in realtà l'avevo comprato per mettermelo a matrimonio, poi non me lo sono messo, però è davvero carino, c'era anche la fantasia tipo corallo e grigia mi sembra, o corallo e beige, però non mi entrava perché la S mi stava piccola, quindi no, al contrario, mi stava grande, non mi ricordo, vabbè, comunque non c'era la mia taglia. E questo qui è veramente carino e veste bene, rimane il taglio dritto e dietro ha la zip fatta così. Questo ve lo prendo, l'ho appena lavato, è un vestito della Benetton. La Benetton aveva questo anche prima delle promozioni, aveva questi vestiti lunghi che vanno un sacco adesso, sia da spiaggia che non, e a 19,90 euro mi sembra, comunque non l'avevo pagato tanto,
mi piaceva perché aveva le bretelle un po' più larghe, non so se si vede, le bretelle si chiama, no le bretelle, le maniche, boh, vabbè, comunque avete capito, ha un vestito nero e lungo, tutto d'un pezzo, niente di che, però devo dire che sono quei vestiti che ti svoltano, quando non sai che metterti, ti metti quello, una bella collana e vai. Quindi è carino, insomma, lo sto usando tanto e penso di avervi fatto vedere tutto. Ah, non vi ho fatto vedere le scarpe, magari farò, non so quando monterò questo video, perché le scarpe le ordinate su internet e mi dovrebbero arrivare intorno a martedì. Erano i famosi sandali che volevo, non li ho trovati a OVS, alla fine ho ordinato su Amazon dei sandali di Steve Madden pagandoli 80 euro non in saldo, perché mi ero fatta prendere dal, come si dice, dal momento di rosicata, che ero andata lì ed erano finiti, quindi ho detto, sai che ce li compro su internet e li compro pure non in saldo, e vabbè. E quindi mi sono ordinata questi sandali bellissimi, sono il modello Stefano, per chi segue Steve Madden, è anche uno di quelli più venduti, e mi piacciono un sacco e non vedo l'ora che mi arrivino, e li ho presi su Amazon. E questo, diciamo, è il totale delle mie spese estive, non credo che prenderò nient'altro, anche perché sono ovviamente di nuovo in partenza. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima!